angoli. Un angolo si dice concavo se ottiene i prolungamenti dei suoi lati. Un angolo si dice convesso se non contiene i prolungamenti dei suoi lati. Angolo concavo uguale ad un angolo ottuso, lo stesso significato. Anche angolo convesso uguale angolo acuto. Adesso partiamo con i diversi tipi di angoli. Il primo angolo, angolo piatto. Quando la semiretta O a ruota intorno ad O di mezzo giro nella posizione OB diventa cioè opposta ad OA. In questo caso si dice che AOB è un angolo piatto, un lato e il prolungamento dell'altro 180 gradi. Il secondo tipo, angoli consecutivi. Due angoli sono consecutivi se hanno lo stesso vertice, un lato in comune e gli altri due lati nella parte opposta rispetto al lato comune. In questo esempio, il vertice in comune è O e il lato in comune è OB. Angoli adiacenti. Due angoli sono adiacenti se oltre ad essere consecutivi hanno i lati non comuni sulla stessa retta. Angoli opposti al vertice. Se i lati del primo angolo sono i prolungamenti del secondo angolo. La metà di un angolo piatto si chiama retto, come nella figura. Un angolo nullo ha ampiezza di 0 gradi. Invece qua si parla dell'angolo giro. E l'angolo giro, o un angolo giro, ha l'ampiezza di 360 gradi. Qua, se abbiamo un angolo maggiore di un angolo retto, questo si chiama ottuso, angolo ottuso maggiore di 90 gradi. Un angolo minore di un angolo retto si chiama acuto, acuto minore di 90 gradi. Angoli complementari, se la loro somma è un angolo eretto. Angoli supplementari. Se la loro somma è un angolo piatto, cioè di 180 gradi. Gli angoli esplementari. Se la loro somma è un angolo giro, cioè di 360 gradi. Attenzione qua. Esiste un glossario che contiene tutte le parole importanti in arabo. Se voi non riuscite a capire un significato di una parola, vi preghiamo di cercare la parola nel glossario.